Per prima cosa, questa è la routine di Bikram al Mister Olympia del 2018, la sua ultima apparizione su un palco, prima di una off-season bella lunga fatta di cambi di allenatori, abbandono della Oxygen Gym, cambio di coach, nella fattispecie Neil Hill che poi ha mollato, infortuni che non l'hanno fatto gareggiare nel 2019, che quindi non l'ha visto protagonista come avremmo voluto, soprattutto a Mister Olympia. Dopo una prestazione deludente nel 2018, che l'ha visto passare dal secondo posto nel 2017 a grande rivale di Philippe, a un sesto posto nel 2018, e tra l'altro si è salvato un po' in corner perché durante il pre-judging era davvero pieno d'acqua e molto poco definito. Poi nelle finali, cioè questa routine, è migliorato molto. Quindi vi ho fatto un sondaggio su YouTube chiedendovi se pensate che Bikram possa vincere l'Arnold Classic, che ormai siamo a meno di 2 mesi di distanza e lui è il grande favorito. E la maggior parte di voi alla fine concordate con me con il fatto che ce la possa fare. E adesso la Dragon Pharma, cioè il suo sponsor, sta facendo dei video molto interessanti su YouTube dei suoi allenamenti, che appunto saranno una marcia d'avvicinamento all'Arnold Classic. E l'ultimo che ha fatto è un allenamento di petto che potete trovare sul canale Dragon Pharma, molto interessante, dove Bikram appunto si fa una bella sessione di petto. E la cosa che mi ha sempre incuriosito di Bikram è che è un bestione, però usa solo macchine. Tra l'altro si allena in una palestra, secondo me, di ricchi, ultra cazzuta, perché negli allenamenti c'è sempre solo lui grosso, gli altri sono o vecchi o persone normali. Poi si vede dietro la piscina con le tipe che fanno acqua gym, quindi secondo me è una palestra ultra di lusso, dove si può allenare senza rotture di palle di gente fissata col bodybuilding, fan e cose del genere. Tra l'altro ha tutti i macchinari Hammer Strength molto belli, gialli e neri. Quelli, quando aprirò la mia palestra, metterò una macchina di Hammer Strength, ve lo prometto. So che eravate interessati a sapere questa notizia. Quindi Bikram si sta avvicinando all'Arnold Classic con tante promesse e tante speranze da parte di noi, perché abbiamo visto ha fatto alcuni guest posing in questi ultimi mesi dove era abbastanza definito. Anche in questi video mi sembra abbastanza definito, chiaramente è ancora enorme. Se vi ricordate, aveva detto qualche mese fa che non voleva essere troppo grosso, perché alla fine il suo problema è quello, che arriva troppo grosso ma anche troppo poco definito. Quindi sembrerebbe che forse siamo in dirittura d'arrivo per Bikram, per Mahmud Esbiai, come si chiama, per vincere qualcosa di davvero importante dopo un secondo posto al Mister Olympia, che alla fine è il posizionamento più importante che ha fatto insieme con le vittorie all'Arnold Classic Brasile e all'Arnold Classic Europa. Quindi questi sono gli highlights della sua carriera. In più magari ci mettiamo anche il New York Pro del 2013-2014, però diciamo che è sempre un po' inespresso Bikram. Quindi cosa si può dire? Bikram ha due ostacoli secondo me per vincere l'Arnold Classic. Uno è William Bonac, che ormai ne sto parlando tutti i giorni, ma giustamente direi, perché è un bodybuilder eccezionale, sempre definito, molto completo. Quindi l'ostacolo principale direi che è Bonac. E al secondo posto l'ostacolo più grosso di Bikram penso che sia se stesso, perché deve arrivare definito. Un Bikram definito lo diciamo da secoli, lo dicono tutti, lo dico io. Se lo chiedete a vostra nonna, ve lo dice anche vostra nonna. Il suo problema è la definizione. Deve piantare di arrivare così grosso, perché non ha bisogno di essere così grosso, è già enorme così. Deve solo essere un più definito, soprattutto nelle gambe, che ha dei quadricipiti enormi, magari dovrebbe anche smettere di allenarli. Quindi questi due sono i problemi principali di Bikram: Bonac, gli ostacoli e i problemi. Bonac è se stesso, perché poi alla fine non penso che Dexter Jackson possa impensierire Bikram, e Cedric McMillan più o meno ha lo stesso problema di Bikram. Quindi non lo vedo così pericoloso per Mahmud, anche se chiaramente Cedric è una mina vagante in ogni contest di cui partecipa, però
Stesso discorso per Cedric e Bigrami, hanno lo stesso problema della definizione, quindi io mi aspetto che Bigrami faccia bene e vorrei davvero vederlo vincere finalmente. Dite un po' che ne pensate anche voi, però immagino che più o meno condividerete quello che sto dicendo. Buona!